Sento un po' déjà vu oggi, perché oggi. Ho già avuto questa passeggiata con te. Siamo ancora qui. Siamo ancora un po' impegnati, ma come fuori impegnare sì, è vero, è uguale. Sì, è però oggi in realtà stiamo andando in un posto diverso dalla Marena. È vero, purtroppo oggi è un posto diverso, ma presentami, buono. Dimmi sì, un po', perché sei tu che mi hai capito, quindi dimmi. Sì, no, io ho proposto di andare a vedere e poi a mangiare al quartiere ebraico. Buono, è qui vicino, non ci vuole un secondo, altri 5 minuti siamo arrivati più o meno. Però appunto è tipico, piuttosto bello e ha comunque una sua tradizione alimentare e culinaria molto importante. Il fatto dei dolci non è da meno a nessuno, quindi infatti andremo a assaggiare dei dolcetti piuttosto caratteristici, se sono aperti. Speriamo se sono aperti, perché appunto quella se no mangiamo qualcos'altro. Se no altra Marena, esatto. Lo vedremo un attimino. A dopo, ciao. È andata malissimo perché è chiuso per ferie. Riapre domani. Una cosa impensabile, però riapre domani, quindi adesso cosa si fa? Magari chiediamo a qualcun altro se c'è guardia. Sì, qualche guardia, se ci rimedia qualche qualche dolce alle visciole ebraico. Vediamo, Isola di Berlino dopo 2 settimane di pausa. Questo perché stiamo andando a mangiare di nuovo una granita, visto che non ci sono pasticcerie zone buone. Io non l'ho mai vista l'Isola di Berlino, quindi esatto. La vedo. Quindi facciamo vedere a Gabriele l'Isola di Berlino, andiamo a mangiarci una granita ma a un altro locale, sperando che sia aperto, andiamo. Sì. mai al punto suo che non si vedeva niente, quindi un minuto di ripresa sprecata. Giornata sfortunata. Giornata molto sfortunata perché abbiamo passeggiato in posti bellissimi oggi a Capri, una passeggiata nel quartiere ebraico incantevole. Sì, molto bella. Peccato che la crostata di Visciole niente, perché la pasticceria era chiusa. Gatta Checca a cui volevo andare, chiusa. Siamo andati, rimediato un gelato. Un gelatino molto buono, artigianale, produzione propria, buono, non ci me l'aspettavo. Gusti particolari, ma buoni. Tu hai preso agrumi e peperoncino, mi sembra. Sì, anche grappa e ripes, quindi per due astelli proprio il massimo. Comunque siamo divertiti come al solito con Gabriele, bellissimo. E ci vediamo a questo punto la prossima settimana con Gabriele, magari facciamo qualcosina poi sempre fuori porta, vediamo un po', dai. The Wild, certo. Arrivederci a tutti. Ciao.